Sì, penso veramente grande soddisfazione per questa ragazza. E Un po' disappunto di per la fortuna, ragazza sì, un po' di norvegese. fortuna, però questo è uno sport dove tutto può succedere. Kira Van Oort, l'atleta belga, prima nel preliminary round con 90 e 98, ha 16 anni e sta affrontando il suo primo europeo. Triplo Lutz, doppio toro, molto bene. E bel triplo loop anche. Quando più alto. Buonissimo Molto esercizio, molto eh? bene. Guarda, Veramente un bel programma. io il giorno della qualificazione ho detto, secondo me questa ragazza arriva nei primi 10 alla fine e credo che non andrà lontano, ci può entrare tranquillamente, è il giovane talento nascente del Belgio. Diciamo che ha avuto è sbocciata all'improvviso, è una ragazza che segue molto, ha seguito perlomeno molto in passato Alexei Mishin, è stata da noi a Pinzolo in Italia dove Mishin, abbiamo già detto più volte, Viene. viene in estate con il suo team e fino a 2 anni fa non sembrava niente di eccezionale. Carina, sì, ma niente di che. Poi di colpo in un anno ha messo insieme tutti i tripli e ha acquisito questa sicurezza incredibile, quindi ha avuto proprio questa escalation e adesso ha fatto podio per la prima volta al Grand Prix a Dresda nella Junior ed è veramente una delle pattinatrici più promettenti del momento in campo europeo. Campionessa nazionale che andiamo proprio a rivedere. Sì, come vedi questa è una Billman corretta, il piede è proprio sopra la testa, tutte le trottole erano di livello 4, i salti erano perfetti, precisi, anche dei più difficili. Questo è il buon doppio axel, forse qui la rotazione non precisissima ma comunque buona. Qualche cosa sicuramente può andare a migliorare dal punto di vista dell'espressività, dell'interpretazione, ma...
che programma per essere un esordio europeo, che programma. Guarda, lei proprio dopo la preliminary nella Mix Zone mi ha detto io voglio affrontare questo europeo passo dopo passo, adesso mi sono qualificata, poi affronto lo short, è veramente concentrata e focalizzata sui suoi obiettivi, ma man mano, adesso affronterà il free ovviamente. Certo, è anche una grande lavoratrice, in estate, anche quest'estate l'abbiamo incrociata sulla pista di Oberstdorf, che è un po' il centro dell'Europa, e bene o male tutti i ragazzi che pattinano in Europa più o meno girano di lì ogni tanto, e la sua allenatrice e il suo coreografo Ivo Svek è serissima, si allena tantissimo con molta intensità. E mentre aspettiamo il punteggio di Revannuto, intanto sul ghiaccio è già arrivata Alice Garlisi, la prima delle azzurre a partecipare a questo programma corto femminile, ed ecco il punteggio per lei, è il miglior punteggio stagionale, 30-67 per il tecnico element, 20-23 presentation score, 50-90, e inizia lo stacco totale del punteggio, 30-67 tecnico element, la seconda è la ragazza campionessa junior finlandese con 25-65. 20 e 23 si iniziano a vedere anche degli altri components.